Siamo schietti. Ogni volta che il pubblico del Pala Fabres si è alzato in piedi prima del fischio d'inizio di ognuna delle partite della Final Eight di Calcio 5 per cantare a squarciagola l'inno di Mameli, sono venuti i brividi un po' a tutti, pure a quelli che dell'Unità d'Italia interessa ben poco. Forte l'emozione di cantare, così come quella del colpo d'occhio di un impianto sportivo dedicato al Magic Moment ideato dalla divisione Calcio A5. Lì, tutti in piedi per agitare il vessillo tricolore, che ci fa sentire uniti e soprattutto più popolo unito pure quando le cose non vanno bene. Ma le emozioni nel corso dei 4 giorni trascorsi in Veneto sono state tante e tali, quasi da perderne il conto. Abbiamo visto bambini tirare fuori il petto solo perché gli è stata concessa l'opportunità di giocare sul parquet del Palazzetto dello Sport di Padova e seguire come soldatini le direttive dei coach, non prima di aver ascoltato l'incitamento di mamma e papà proveniente dagli spalti. Abbiamo osservato gente curiosa a cercare di capire le regole del futsal e carpire i segreti della disciplina. Adolescenti fare la fila per farsi autografare il manualino edito per la Final Eight 2011 e ventenni, e magari non solo loro, non perdere di vista neanche per un attimo le Sweet Dolls, 5 ballerine che hanno animato gli intervalli fra i primi e i secondi tempi delle partite. C'è chi ha mangiato quintali di caramelle e chi ha scommesso sul successo della sua squadra del cuore, chi ha ballato sugli spalti mentre il DJ irradiava musica e chi ha capito alla perfezione tutti gli attimi decisivi dell'evento, chi ha scattato istantanee e chi ha seguito le partite analizzando dati e numeri in continuazione, come un puzzle che si è andato a incastrare fino all'ultimo tassello, dal 10 al 13 marzo. La vita è trascorsa veloce nell'angolo più sportivo di Padova. Giornalisti addetti alla manutenzione dell'impianto, volontari della Croce Rossa e manager, sponsor e allenatori, giocatori, ex giocatori, lo staff dirigenziale della divisione Calcio A5 e i magazzinieri. Il via vai è stato continuo, incessante, straordinariamente perfetto nei suoi meccanismi. Non è peccato giurare che i meccanismi stessi dell'evento abbiano funzionato come un orologio svizzero. E siamo schietti anche stavolta, non è peccato affermare che abbiamo adocchiato pure il gol più beffardo dell'edizione 2011 di questa Coppa Italia. Quale? Ovvio, questo.